la stanza del rivedersi! Dovevamo fare i compiti insieme, ma alla fine hai dormito tutto il tempo. Mi dici solo i risultati, così posso saltare i procedimenti. No, almeno finisco in fretta e possiamo andare a giocare. Se continui a comportarti così, non migliorerai mai. È ovvio, lo so benissimo, Shizuka. Ma guarda che puoi sempre cambiare. Vabbè, non importa, vattene a casa. Sì, è meglio. Ti sei comportato male. Guarda che Shizuka ti ha detto quelle cose solo per il tuo bene. Nessun'altra ragazza lo avrebbe mai fatto. Lei si preoccupa sempre per te. In futuro Shizuka potrebbe sposare un ragazzo con la testa sulle spalle e più gentile. Sì, hai ragione. Dammi retta. Cerca di comportarti meglio, altrimenti Shizuka potrebbe stufarsi. Doraemon, ecco, avrei tanto bisogno del tuo aiuto. Quest'uomo mi ha dato una mano in passato, ma purtroppo si è trasferito all'improvviso. Non l'ho mai potuto ringraziare. Quindi mi porto dentro questo rimpianto. Vorresti rivederlo, giusto? Sì, così potrei esaudire il mio desiderio. Non sarà una cosa facile, perché non so nemmeno dove abita. Puoi rivederlo? Dici sul serio? Sì, lascia fare a me. La stanza del rivedersi! Si apre questa porta mentre dici il nome della persona a cui vuoi dire grazie o scusa, puoi avere la possibilità di incontrarla. Ma è fantastico! Mettiti di fronte alla porta. Ora di il nome della persona che vuoi rivedere. Urasawa. Ehi, ciao Nobisuke. Mi fa molto piacere rivederti. Chi lo dici? È incredibile. È una specie di connettore dimensionale. Che cosa? Allora prenditi cura di te, va bene? Lo farò senz'altro, e grazie di tutto. Figurati, grazie a te. Non so come ringraziarti. Ora che ho rivisto il mio amico, sto molto meglio. Bene, sono felice per te. Vado subito a comprarti dei dorayaki. Davvero? Sì, te li meriti proprio. Come sono contento. Vado a chiedere scusa a Shizuka. Voglio vedere Shizuka. Per avercela con me. È proprio la fine. Shizuka è l'unica che mi tratti bene. Non troverò mai più una ragazza gentile come lei. Aspetta un momento, forse ce n'è un'altra. Ricordo ancora la gita di quel giorno. Wow, stupendo. L'orso polare, che bello. Caspita, è enorme. Senti, Nobita, là c'è un orso polare nero, vieni a vedere. Dici sul serio? Sì, c'è un orso polare nero. Davvero, sono io. Vado subito a vederlo. Wow, avevano ragione. È proprio un orso polare nero. Che cosa pazzesca. Che fine hanno fatto tutti? Gian, dove sei? Soneo, rispondi! Ragazzi, per favore, non fate scherzi! Sarà comunque un'altra che sarà al mio fianco. Ma chi era? Io non so proprio nulla di lei. Non ricordo né il nome né che faccia avesse.
ha dato una mano, come faccio a rintracciarla se non so nulla? Ci sono! Mi basta chiedere alla maestra Ikeuchi! Lei saprà aiutarmi, visto che quel giorno c'era lei ad accompagnarci in gita! Spero che stia bene! Maestra Ikeuchi! Signora maestra! Sei Nobita? Sì! Quanto tempo è passato? Sì, certo, mi ricordo quella tua compagna. Ah, bene, e per caso si ricorda anche come si chiama? Ecco, non ne sono sicura, ma mi pare si chiamasse Botako. Botako? Possibile! Credo fosse proprio lei l'unica a non aver paura dei bruchi o degli animaletti viscidi. Sarà stata veramente Botako? Non può essere! E se la maestra lo ricordasse bene, forse si sbaglia! Io penso fosse Botako! Sì, anch'io! Forza, cercate di ricordare! Eravamo insieme allo zoo e mi avete fatto persino uno scherzo! Scusa, hai una vaga idea della quantità di scherzi che ti abbiamo fatto? Noi non li abbiamo mai contati! Era proprio Botako, come dicono Gene su Neo. In effetti era l'unica persona a non avere paura dei bruchi pelosi. No, dai, insomma, non può essere! Voglio provare a chiedere a tutti i compagni che c'erano in gita quel giorno allo zoo! Allora dimmi, chi volevi rivedere? Ecco, ora sai tutto. Guarda che puoi incontrarla anche se non ti ricordi come si chiama. Se descrivi la vicenda in cui vuoi dir grazie a qualcuno, tu puoi comunque rivedere la persona in questione. Dici davvero? Sì, certo. Forza, perché non provi? Sì, va bene. Se per caso fosse Botako? Sinceramente non vedo il problema, in fondo è stata gentile con te. Sì, è vero, hai ragione. Voglio rivedere la persona che mi ha riportato dalla maestra Ikeuchi quando mi sono persa allo zoo durante una gita. Nobita, stavo cercando di riposare. Si può sapere che cosa vuoi? Adesso basta. No, aspetta un secondo, Gianna. Perché? Ti prego, cerca di ricordare bene. Mi hai riportato tu dalla maestra il giorno che mi sono persa allo zoo durante quella famosa gita scolastica. Su, rispondi. Beh, sì, in effetti ricordo una cosa del genere. Non mi stai prendendo in giro? Eri proprio tu, Gian. Scusami, non capisco il problema. Allora, grazie per la tua gentilezza. Smettila, così mi metti molto a disagio. Grazie per avermi aiutato quando mi sono caduti addosso i bruchi pelosi. Bruchi pelosi? Ah, quindi ti riferivi a quello prima. Beh, sappi che non ero io. Ora ricordo quel giorno. Ehi, Nobita! Eccoti finalmente! Sei ritornato! È tutto chiaro ora! Ecco cos'è successo! In ogni caso non me ne importa un bel niente! E comunque mi hai disturbato! Ehi! Finalmente adesso saprò chi è stato! Voglio rivedere chi mi ha salvato dai bruchi pelosi e mi ha riportato da Gian quando mi sono perso allo zoo! Cosa? Non ci credo! Ehi, ciao, Nobita! Ti prego, Shizuka! Levami una curiosità, non odiavi i bruchi pelosi? Ora ricordo tutto. Sì, sei stata tu. No,
piangere, Nobita, ci siamo chiariti.